Balagro Spa, che è un'azienda che produce fertilizzanti e che è ad Atessa, ha sempre avuto come principale obiettivo l'innovazione, quindi proporre sul mercato prodotti innovativi, e per far ciò è estremamente interessata ai rapporti con le università, perché grazie ai rapporti con le università riesce a sviluppare progetti estremamente interessanti, progetti che possono riguardare la ricerca agronomica, quindi rapporti con il Sant'Anna di Pisa, ma anche innovazione tecnologica. Quindi siamo qui perché siamo particolarmente interessati al rapporto con le facoltà di ingegneria, perché all'interno abbiamo un gruppo forte di tecnologie di processo e di ingegneria, e quindi abbiamo ragazzi che fanno la tesi da noi, che crescono con noi come tesisti e poi entrano nel mondo del lavoro da tirocinanti prima e poi con rapporti a tempo determinato e indeterminato a seguire, e a cui possiamo offrire esperienze importanti sia ad Atessa sia nelle sedi estere, perché Balagro ha siti produttivi in giro per il mondo dove i nostri ricercatori e i nostri ingegneri possono supportare lo sviluppo e la produzione dell'azienda. Quindi siamo qui volentieri ad offrire a questi ragazzi anche delle opportunità di crescita, così come noi possiamo trovare dei talenti qui nell'università per il nostro futuro. Oggi abbiamo accettato con estremo entusiasmo di essere qui all'Università dell'Aquila, accogliendo l'invito del professor Zobel, che appena ci ha proposto questa attività, questa possibilità di avere uno scambio con gli studenti, abbiamo pensato fosse davvero un'ottima occasione per far conoscere quello che facciamo in Balagro. E oggi vorremmo far vedere un po' sia la parte che riguarda proprio la nostra parte di processo e quindi di produzione, e con alcune peculiarità del nostro processo, e poi anche una parte un po' più tecnologica, che è quella che riguarda gli investimenti che stiamo facendo in tecnologia del nostro impianto, quindi sia nuovi impianti un po' in giro per il mondo, ma anche miglioramento degli impianti che abbiamo qui in Italia ad Atessa, con un aumento dell'efficienza energetica e quindi rispetto per l'ambiente, ma anche legato a un aumento dell'efficienza produttiva.